È una delle batteriste su YouTube più cliccate del momento. È in grado di suonare con la stessa intensità rock, pop, punk e metalcore. Il suo canale YouTube ha più di 17 milioni di visualizzazioni. È una delle più giovani paiste artist di sempre. Ciao ragazzi, benvenuti a Girls on Drums episodio 5. Vorrei parlarvi in questo episodio di una batterista giovanissima che sta facendo parlare molto di sé. Sto parlando di Kristina Rybalkenko. Kristina Rybalkenko è nata a Khabarov, in Russia. A 12 anni ha iniziato a prendere lezioni del suo primo strumento, che è lo xilofono. A 14 anni ha iniziato a suonare con le cover band locali. Immediatamente dopo ha iniziato a mettere le sue cover su YouTube. A tutt'oggi collabora con gli 11th Vibration, che sono una band che fa tour in Russia e in Bielorussia. Come vi dicevo ragazzi, la mia idea è quella di farvi conoscere anche altre batteriste, non solo quelle ultra famose. Kristina Rybalkenko è un autentico prodigio perché suona un sacco di stili musicali, li suona con un'energia incredibile, le sue cover sono seguitissime perché non solo ricalca molto bene le parti originali, ma mette anche del suo, cioè utilizza la sua creatività per dargli appunto quella punta in più di originalità. Il suo video più cliccato ha 2 milioni di views. Se posso fare un appunto personale, quello che mi piace di Kristina Rybalkenko è il fatto che non ha utilizzato il fattore estetico davanti alla musica, ma assolutamente lei suona al servizio per la musica, le inquadrature sono inquadrature da batterista, quindi vedi esattamente e realmente quello che fa e i suoni sono mixati a livello altissimo. Quindi la precisione è totale e ti dà la possibilità di osservare a 360 gradi cosa sta succedendo all'interno della drum cover. Recentemente ha fatto la sua prima collaborazione video con i First to Eleven, che sono una band seguitissima con un canale dove hanno più di 800.000 iscritti. Sicuramente li avrete visti perché loro fanno un sacco di cover con dei video di qualità impressionante. Una cosa che mi è piaciuta molto durante la quarantena è che lei ha tirato fuori questi 4 pad exercise che li trovate nel suo canale YouTube. Anche lì una cosa che ho letteralmente amato che parla pochissimo, ti spiega l'esercizio, c'è lo spartito sotto, lei è col pad. Tra l'altro sono esercizi utilissimi per sviluppare la manualità con gli sticking un po' particolari. Tra l'altro una cosa molto interessante è che sotto le sue drum cover potete trovare dei commenti allucinanti anche di batteristi importanti. Ad esempio, sotto quelli del pad ce n'è anche uno di Matt Maguire. Quindi, ragazzi, non è rimasto molto da dirvi di Kristina Rybalkenko, però, appunto, la mia idea è quella di incuriosirvi anche fuori dalle rotte, tracciate dai classici grandissimi nomi della batteria femminile. Seguite i canali di Kristina Rybalkenko se vi piace il punk, se vi piace il metal, è un ottimo modo per vedere un altro modo, appunto, di suonare le drum cover. Lei le suona con un'energia incredibile, a me piace tantissimo. Grazie mille ragazzi per avermi seguito anche in questo episodio. Iscrivetevi al canale, spolliciate, condividete il video. Mi raccomando, nel tempo libero o quando vi dedicate allo studio, suonate a manetta.